benvenuti alla quinta puntata della Bussola e la Clessidra. Questa volta proveremo a rispondere alle vostre domande sul tema delle grandi scoperte geografiche e scientifiche tra il Rinascimento e l'età moderna. Un po' ce lo aspettavamo, moltissime domande sono tornate a battere sui problemi di Cristoforo Colombo e della scoperta dell'America. Il signor Cristoforo Colombo. Il benevolo ed eccellente Don Alfonso de Quintanilla mi ha parlato di voi e mi ha invitato a ricevervi. Ora io vorrei che voi mi illustraste i vostri progetti. Porgo i miei ringraziamenti a Vostra Eminenza Illustrissima per la gentilezza che ha avuto di ricevere un povero marinaio come me. Ciò che mi ha spinto a ricercare l'appoggio di Don Alfonso de Quintanilla e la benevolenza di Vostra Eminenza Illustrissima è cosa della più grande importanza. Dite. L'acuirsi delle ostilità dei turcomanni hanno reso oltremodo difficili le nostre relazioni con l'Oriente. Contatti con quei paesi si possono tentare solo attraverso la perigliosa e lunghissima via del sud che passa dalla Guyana all'Etiopia. Il fortunato matrimonio dei nostri amatissimi sovrani, il re Ferdinando d'Aragona e la regina Isabella di Castiglia, ha creato una svolta importante nella storia della nostra terra. I due più potenti troni di Spagna, ora finalmente uniti, possono insieme combattere contro i Mori. Quando la nostra penisola sarà stata liberata, la più grande flotta dell'orbe potrà dare un colpo definitivo alla potenza turca. Eminenza reverendissima, proprio perché i due regni di Spagna così riuniti rappresentano la più potente forza navale, io credo che di qui debba partire la spedizione che io sogno e che per via di mare, navigando verso Ponente, dovrebbe raggiungere l'India. In particolare c'è una cosa di cui ci siamo già occupati in ACDC, ma che continua a restare un problema aperto e, come dire, doloroso, e cioè, ma Cristoforo Colombo era davvero italiano? Era davvero genovese? Ci scrive Matteo. Gli spagnoli sostengono che fosse spagnolo, lo chiamano addirittura Cristóbal Colón e il 12 ottobre per loro è il Día de la Hispanidad, il giorno della spagnolitudine in cui si celebra appunto l'orgoglio spagnolo. E Matteo vorrebbe sapere, ma è garantito che Colombo era italiano oppure hanno ragione gli spagnoli? Allora, è garantito, era italiano, è garantito nella misura in cui si può essere sicuri per l'epoca e spiego subito perché. Ci sono scritti di Colombo in cui lui dice che era genovese, ci sono scritti di suo figlio in cui dice che loro sono genovesi di famiglia, ci sono scritti e anche libri usciti in quegli anni di altra gente che parla di Colombo come del navigatore genovese. Non ci sono dubbi possibili. Non è detto che fosse nato in città. Essere genovese voleva dire essere un cittadino della Repubblica di Genova. Manca, per avere quella certezza assoluta che metterebbe fine a tutte le speculazioni, un atto di nascita. E manca perché all'epoca non si facevano ancora. Non esisteva ancora il concetto che quando nasce un bambino bisogna andare a dichiararlo. In certe città italiane magari lo facevano anche già, ma non era così generalizzato nel modo più assoluto. Quando è che diventa normale che tutti gli atti anagrafici, la nascita, il matrimonio, la morte, naturalmente, vengono automaticamente registrati? Ebbene, con la Controriforma, dal 500 in poi, quando cioè la Chiesa Cattolica decide di dare battaglia sul serio per sconfiggere i protestanti e riprendere il dominio delle anime, delle coscienze della gente. E per fare questo bisogna sapere di ciascuno chi è, quando è nato, quando si è sposato, dove abita. È la Chiesa, non le autorità statali, è la Chiesa che per prima dà ordine ai parroci, va bene, voi dovete sapere nella vostra parrocchia vita, morte e miracoli di tutti. E quindi quando nasce un bambino devono venire i genitori a registrarlo sui libroni del parroco. E questi libroni a partire dal 500 o dal 600 sono conservati generalmente. Chiunque di voi volesse fare una ricerca sui propri antenati, se si sa dove abitava la famiglia, attraverso i libri parrocchiali c'è qualche speranza di poter ricostruire all'indietro morti, matrimoni, nascite. Poi arrivi al 600 o al 500 e lì finisce, perché prima appunto questi non c'erano. Ma detto questo appunto, non c'è nessun dubbio possibile, e che sia assurdo pensare a un Colombo non italiano lo dimostra il fatto, fra l'altro, che sono uscite le teorie più incredibili sulla possibile nazionalità di Colombo. Il Colombo spagnolo
o catalano ancora ci potrebbe stare, perché è vero che Colombo per tutta la vita ha lavorato prima per il re di Portogallo, poi per i re spagnoli, per i re cattolici, i re di Castiglia e di Aragona. Parlava spagnolo normalmente a quel punto della sua vita, scriveva in spagnolo. Ed è fantastico perché i letterati spagnoli, i linguisti spagnoli, sono andati a vedere, ma è uno spagnolo con qualche coloritura catalana. No, è uno spagnolo con qualche coloritura portoghese. Tutte cose ovvie, visto che viveva lì, naturalmente. Ma ci sono libri che sostengono di aver dimostrato che Colombo era greco, che Colombo era scozzese, che Colombo era croato, che Colombo era norvegese. Ecco, rispetto a questo, lui per fortuna ha sempre detto: io sono genovese, e mi sembra che possiamo fidarci di lui in questo. Io umilmente credo che le terre abitabili sono maggiori di quanto credono la maggior parte dei filosofi. Ma so, avendo letto con cura il racconto di Marco Polo circa il suo viaggio in India fino al Catai e da Sipango, che la distanza per via di terra fra la fine dell'Occidente, che è il Portogallo, e i paesi posti ad Oriente è molto grande. Ora, da 80 anni circa, con la scoperta delle isole del mare che bagna il Portogallo, che alcuni chiamano delle Tenebre ed altri dell'Atlantide, la fine dell'Occidente si è spostata ancora più ad Occidente di almeno 1000 miglia latine. Ciò fa, secondo i miei criteri, che la distanza tra la Spagna e l'India per via di Occidente è molto piccola ed agevole, anche perché è via di mare. Io quel mare, navigando dal Portogallo all'isola di Porto Santo, ho percorso più volte. E durante i miei viaggi ho cercato di misurare con la massima esattezza possibile la lunghezza di un grado alla circonferenza terrestre. E poiché questi gradi sono di 56 miglia e 2 terzi, secondo quanto ho detto, e tenendo conto che io fo il mio calcolo partendo dalle isole Canarie, che sono le terre più a ponente che finora si conoscano, e tenendo conto che esse sono più a nord della circonferenza massima, cioè l'equatore, io calcolo che essi gradi siano di circa 50 miglia, il che fa la distanza verso ponente per raggiungere il Catai di 3.900 miglia, pari a 975 leghe. Faremmo meglio a non fidarci di lui se si trattasse della circonferenza della Terra, su cui notoriamente ha imbrogliato. E a questo proposito mi viene bene rispondere a Vincenzo, il quale vorrebbe sapere quali fonti ha consultato Colombo nell'ideazione della sua avventura. Aveva letto i classici con i loro discorsi fantasiosi sulle isole dei Beati? Aveva letto la geografia di Tolomeo? Ebbene, Colombo era un pratico innanzitutto, era un uomo di mare che quindi aveva confidenza con i, come dire, con gli Atlanti, con i portolani. Le carte che usavano i marinai della sua epoca, che tracciavano tutto il filo della costa, indicando i porti, appunto, gli approdi possibili. Però era anche un uomo di dottrina, aveva letto tanti libri, e noi abbiamo la fortuna di averli ancora, molti libri della biblioteca di Colombo. E lui sottolineava. E se si va a vedere quali libri ha sottolineato di più, ce n'è uno in particolare. Beh, anche i viaggi di Marco Polo. I viaggi di Marco Polo, il Milione, gli servivano perché descrivono l'Asia. Non dimentichiamoci che Colombo voleva andare in Asia. E quindi si è informato com'era quel mondo. E ancora al suo tempo, 2 secoli dopo il viaggio di Marco Polo, la fonte principale di informazione era il Milione. Ma poi Colombo ha studiato i trattati di cosmologia, cioè i trattati su come è fatto il mondo. In particolare uno che si intitola il Tractatus dei Mago Mundi, trattato sull'immagine, sulla forma del mondo, di Pierre Dailly, che è un testo del 1410, classico testo per l'insegnamento della geografia ai suoi tempi. In questi trattati di geografia medievali Colombo trovava tutto quello che gli serviva, cioè tutte le cose ovvie che tutti sapevano, che la Terra è rotonda, trovava la circonferenza del globo terrestre, che già gli antichi avevano calcolato con precisione. Lì però è dove Colombo, come dicevo, ha un po' barato. Perché su questi calcoli, su questa misura della circonferenza del mondo, a seconda dei trattati le cifre erano date, come dire, in unità di misura diverse: miglia nautiche, miglia terrestri, miglia romane, miglia arabe. Insomma, si potevano fare dei giochi. E Colombo
ha fatto tutti i giochi possibili per dimostrare che il mondo in fondo è abbastanza piccolo e che quindi partendo dalla Spagna e facendo il giro, abbastanza presto si arriva dall'altra parte del mondo. Sono 18 mesi che stiamo discutendo questo problema e io ora voglio chiedere a voi, Cristoforo Colombo, se sapete che il grande cartografo, cosmografo e geografo fiorentino Paolo Toscanelli, di cui avete mostrato la mappa, ha adottato nei suoi calcoli e nelle sue carte un grado lungo 62 miglia e mezzo. Per cui la distanza da voi calcolata da Liberia al Catai si vedrebbe immediatamente aumentata da 3.900 miglia a 4.908, ovvero sia a 1.227 leghe. Sempre a proposito di Colombo, ci scrive Pietro. È vero che Colombo era sul lastrico e che se gli arabi avessero tenuto ancora Granada, la sua missione non sarebbe mai partita. Contesto, siamo nel 1492, anno fatale, ma non solo per la scoperta dell'America, anche per almeno altre due cose importantissime, specialmente per la storia della Spagna, ma non solo, dell'Europa in genere. È l'anno in cui i Mori, come dicevano loro, i musulmani che per tanti secoli avevano occupato la Spagna, vengono definitivamente sconfitti. I re cattolici conquistano l'ultima città ancora in mano agli arabi, Granada, appunto. La reconquista spagnola si è conclusa. Ed è anche l'anno in cui, nell'entusiasmo di aver liberato la Spagna dagli infedeli, i re cattolici si convincono che è bene liberarla anche da quegli altri infedeli che sono gli ebrei e decretano l'espulsione degli ebrei dalla Spagna, che poi vorrà dire in poco tempo anche da molte zone d'Italia, perché la Spagna governava anche grossi pezzi d'Italia. Don Diego Prieto de Palos desidera parlarle. Cristoforo Colombo, ho per voi una lettera della nostra graziosissima regina Isabella. È l'incarico di rimettervi 20.000 maravedi in fiorini affinché possiate comprarvi ciò che vi occorre ed una bestia. Dovete recarvi immediatamente da lei a Granada. Bene. Però poi il 1492 per tutti noi naturalmente è la partenza di Colombo e poi la scoperta dell'America. Ebbene, Colombo è partito in effetti dopo che era caduta Granada, anzi, quando è arrivata la notizia che era caduta Granada, Colombo, che in quel momento non era a corte, si precipita dai re cattolici, dalla regina Isabella, è chiaro che ha fatto il collegamento. La guerra è finita, finalmente il governo potrà pensare alla mia proposta, di cui stiamo discutendo da tanto tempo. Ecco, in questo senso non bisogna essere troppo drammatici, forse, Pietro. Se anche Granada avesse tirato avanti ancora un po', anche Colombo tirava avanti ancora un po'. La regina era interessata alla sua proposta. Sapeva che prima di approvarla si sarebbe dovuto discutere molto a lungo e gli pagava una pensione, gli permetteva di mantenersi in attesa che fosse presa la decisione. I cristianissimi, nobilissimi, eccellentissimi e potentissimi principi, re e regina delle Spagne e delle isole del mare nel presente anno 1492, dopo che hanno vinto la guerra contro i Mori, che regnavano in Europa nella grandissima città di Granada, oggi, nel giorno 17 del mese di aprile, sulla base delle informazioni che Cristobal Colón ha fornito alle altezze eccellentissime circa le terre dell'India e di un principe chiamato Gran Khan, che è come dire re dei re nella nostra lingua romanza, ed in base al fatto che molte volte esso re e i suoi predecessori hanno chiesto a Roma uomini dotti nella nostra fede che potessero illuminarli in essa, e dato che il Santo Padre non li ha mai accontentati, per cui tanti popoli si dannano cadendo in idolatria ed abbracciando dottrine di perdizione, i cristianissimi, nobilissimi, eccellentissimi re e regina delle Spagne mandano Don Cristobal Colón alle suddette regioni dell'India con il compito di conoscere quei principi e popoli
e regioni e le caratteristiche loro e di tutti gli altri, e di studiare il modo migliore di portarli alla nostra santa fede. Gli ordinano di incamminarsi non per via di terra verso est, secondo la consuetudine, ma per la via d'occidente, per la quale si sa con certezza che fino ad oggi nessuno è mai passato. Ordinano che 3 caravelle siano allestite per lui per compiere questa impresa e poste sotto il suo comando con gli equipaggi composti di 120 uomini. A proposito di questo, è interessante anche la curiosità di Giacomo, il quale vorrebbe sapere quanto costò, coi soldi di oggi, la spedizione di Colombo. Perché è chiaro che se è andata avanti così a lungo la discussione è anche per quel motivo. Per altri, e soprattutto, la regina voleva essere sicura che questa idea non fosse folle. Voleva essere sicura che davvero partendo con delle navi cariche d'acqua e di cibo dalla Spagna si riuscisse ad arrivare dall'altra parte del mondo prima di aver esaurito le scorte. Perché quelle navi e quegli equipaggi, potendo, preferiva non perderli la regina, ovviamente. E poi era anche un po' incerta perché le pretese di Colombo erano enormi, non tanto dal punto di vista economico. Colombo ha negoziato dicendo: io parto, attraverserò l'Atlantico, arriverò in Oriente, nel frattempo chissà scoprirò delle isole, scoprirò delle nuove terre. Non si immaginava certo un continente, però l'idea che quando si va nell'oceano qualcosa si scopre faceva parte della loro attrezzatura mentale. E Colombo dice: io scoprirò delle terre probabilmente e voglio fin d'ora la garanzia che sarò nominato viceré di quelle terre e di quelle isole e ammiraglio, cioè comandante navale di tutti quei territori, e voglio questi incarichi, questi titoli per me a vita e poi ereditari per i miei discendenti. La regina un pochino ci ha voluto pensare, evidentemente. I cristianissimi ed eccellentissimi re e regina delle Spagne, in qualità di cristiani cattolici e principi devoti e propagatori della santa religione cristiana e nemici della setta di Maometto ed ogni altra idolatria ed eresia, danno a Cristobal Colón il diritto di portare il titolo di Don e lo nominano grande ammiraglio del mare e oceano e viceré e governatore perpetuo delle isole e delle terre ferme che egli scoprirà e conquisterà nel mare e oceano. Questi titoli saranno trasferiti al figlio primogenito che gli succedesse negli stessi diritti e così di generazione in generazione. E poi c'è la questione dei soldi, appunto, che quando uno va a vedere la cifra non è però enorme. Si è potuto ricostruire da vari atti, insomma, cosa ha messo la corona, cosa ha messo Colombo, il quale ha dovuto finanziare circa metà delle spese di spedizione. Ovviamente non li ha messi lui i soldi, ha trovato dei banchieri che ci credevano e che hanno investito. E nell'insieme la cosa è costata 2 milioni di maravedì, laddove il maravedì era una monetina in uso in Spagna che valeva di per sé pochissimo. Nel complesso 2 milioni di maravedì vorrebbe dire 5.000 ducati d'oro al cambio di allora. Voi mi direte: sì, ma in soldi di oggi qualche milione di euro. Ora, è chiaro che per attrezzare una piccola flotta e avventurarsi nell'oceano, qualche milione di euro non è una gran spesa, indubbiamente. Dobbiamo tener conto che i bilanci dei regni di allora non erano come quelli degli stati di adesso. I regni di allora non assorbivano metà del PIL, come succede adesso. Anzi, non avevano mai un soldo. Le tasse erano bassissime e le monarchie, tutti i momenti, dovevano farseli prestare i soldi, qualunque cosa volessero fare. Quindi anche quei 5.000 ducati d'oro per la regina Isabella erano qualcosa, ma comunque non moltissimo. Colombo, che secondo una leggenda si sarebbe morto povero, in realtà è morto straricco, e il suo capitale, no, la sua rendita, non il capitale, è valutata a 4 milioni di maravedì, il doppio in pratica di quello che si era speso per la sua spedizione. Il doppio erano i suoi guadagni annui alla fine della vita. Era milionario Colombo, in altre parole, ma mi sembra anche giusto, visto quello che aveva fatto. Oltre alle grandi scoperte geografiche, i documentari di Rossellini a cui ci stiamo appoggiando in questa puntata si occupano anche delle grandi scoperte scientifiche dell'età moderna.
che sono state precedute però da una lunga fase in cui la ricerca scientifica c'era, sì, ma era fatta con criteri tali che noi esitiamo a parlare di scienza. Io necessito di genziana, ho bisogno di genziana e colchico. Tu andrai in montagna a raccogliere genziana. Io? Sì, sì, tu. Sei forte e conosci le piante. Di qui al monte sono solo 20 leghe. In una dozzina di giorni vai e torni. Ma... E tu al mare, a raccogliere ginepro e timo. Una montagna di ginepro e timo io voglio. E deggio andare solo? Solo e rapido. Io vi ammonisco a obbedire. Bisogna imparare a obbedire e essere umili e mondi d'animo se si vuol penetrare nei segreti dell'arte nostra mirabile. E l'oro? E l'oro a fabbricare imparerai, come lo impara chiunque che discopra il procedimento per produrre a volontà il colore giallo, il suo grande peso specifico, la duttilità. Colui che sa produrre in differenti modi queste qualità e sa fare il necessario per riempire queste qualità in un dato corpo, costui sa come trasmutare detto corpo in oro. Noi questo vogliamo sapere. E lo saprete, se saprete esserne degni. È l'esempio dell'alchimia, la quale da un certo punto di vista è l'antenata della chimica moderna. Del resto in arabo alchimia vuol dire proprio la chimica, nient'altro. Tanto che Rosita ci scrive: ma per quale motivo l'alchimia viene distinta dalla chimica? Non è invece e molto più semplicemente la sua nobile antenata? E io direi, Rosita, sì, ma forse un po' troppo nobile, diciamo così, perché la scienza moderna di un certo tipo di nobiltà ha imparato a fare a meno. Cosa voglio dire? Voglio dire che la chimica moderna è puramente sperimentale, è basata esclusivamente sul fatto che si fanno gli esperimenti riescono, sono ripetibili, quindi le cose vengono dimostrate e tutto finisce lì. La chimica è una scienza perché è verificabile e ripetibile. L'alchimia era tutta un'altra cosa, proprio concettualmente. Anche l'alchimia faceva gli esperimenti, anche l'alchimia trafficava con gli elementi, naturalmente. Però dietro l'alchimia, nel Medioevo, nel Rinascimento, c'era un'idea del cosmo come qualcosa di pieno di forze segrete, di corrispondenze nascoste, che bisognava cercare di penetrare. Un mondo pieno di segreti in cui si doveva entrare non soltanto, diciamo così, con le modalità brutali della scienza moderna, ma con l'intuizione e in modo quasi mistico, diciamo così. Il segreto per trasformare i metalli in oro. Certo, devi fare degli esperimenti, provarci, ma al tempo stesso devi compenetrarti dell'essenza dell'universo. Oggi l'esperimento scientifico lo può fare chiunque, il bello è proprio quello, è ripetibile. Non importa che tu sia nobile e degno, devi solo saperlo fare. Invece gli alchimisti erano convinti che per penetrare i segreti della natura bisognava essere nobili e degni. Bisognava aver appreso a dialogare appunto in un modo segreto, come dire, vietato alla gente comune, ecco, con i misteri della natura. Tutta questa dimensione spirituale, nobile appunto, faceva dell'alchimia un interesse straordinariamente sofisticato all'interno della cultura del tempo. Però è un'antenata della chimica nostra, appunto, solo fino a un certo punto. Nel mio vagabondare, fra gente di fanterie, mastri e archibugieri, tra coniatori di monete e molti altri artigiani e alchimisti, un passo decisivo per lo sviluppo dell'alchimia certo in chimica è compiuto da Teofrasto Bombasto von Hohenheim, meglio conosciuto come Paracelso, solo, che nei primi anni del XVI secolo apre la via della concezione dell'individualità delle sostanze chimiche. Che ci permette di modificare la natura. A perfezionare il mondo concorre infatti l'opera dei medici, che sanno e discoprono ciò che farmaco è e ciò che non l'è, così che guariscono gli ammalati. E poi i farmacisti, ed ugualmente i fonditori dei metalli, i fabbri, i carpentieri, i mastri costruttori, e via via gli artigiani tutti e gli artisti. Ebbene, tutti questi sono adunque a loro modo alchimisti.
uno dei grandi alchimisti dell'epoca che compaiono nei documentari di Rossellini e che hanno suscitato le vostre curiosità è Paracelso, di cui ha molto colpito Michi il nome completo. Premetto che il nome completo di Paracelso era Filippo Aureolo Teofrasto Bombasto von Hohenheim. E Michi dice: Teofrasto Bombasto è davvero un nome bombastico, se fossi un rapper lo userei subito. Voi sapete che, come dire, Rai Storia ha un rapporto privilegiato con i rapper che ci hanno anche dato una mano per il nostro documentario su Dante. E quindi Michi vorrebbe sapere però poi com'è che viene fuori Paracelso. Allora, come dire, decodifichiamo il nome completo di questo grande alchimista. Bombast von Hohenheim era il suo nome vero di famiglia. Il papà era un figlio illegittimo di questi nobili, quindi Bombast è un normale cognome tedesco dell'epoca. Ci sono anche dei luoghi che si chiamano così, i cognomi spesso derivano dai nomi di luogo, dai toponimi. Non c'entra niente il termine inglese bombastic, che vuol dire pomposo, ampolloso, ecco, che ha, insomma, non è collegato a questo. Teofrasto vuol dire quello che parla come un dio. E Teofrasto era il primo allievo di Aristotele, il suo principale discepolo. Ora, il papà di Paracelso, il figlio illegittimo dei nobili Bombast von Hohenheim, era appunto un medico, era anche lui uno scienziato. E sicuramente ha voluto chiamare Teofrasto suo figlio pensando a quell'antico sapiente dell'antichità. Beh, Aureolo, evidentemente loro è sempre piaciuto in quegli ambienti. Filippo è l'unico nome normale. Tutto questo non bastava al nostro, che a partire da un certo momento comincia a firmarsi Paracelso. Il problema è che non ha mai spiegato perché, e su quello abbiamo soltanto delle ipotesi. È chiaramente un termine costruito usando pezzi di latino e di greco. Para in greco vuol dire presso, accanto a. Celso era un grande sapiente dell'antichità, un naturalista, un medico dell'antichità. Allora Paracelso potrebbe voler dire io sono allo stesso livello di Celso. Però potrebbe anche essere invece una goffa traduzione del cognome tedesco Hohenheim, che vuol dire sostanzialmente l'alta casa, la casa in alto, e Celso è Celso in alto. Insomma, Paracelso ha pasticciato un po' col latino e il greco e si è inventato uno pseudonimo che purtroppo non si è degnato di spiegarci esattamente come gli fosse venuto in mente, però ha funzionato, è uno degli uomini più famosi fra gli scienziati e gli alchimisti del suo tempo. Nel fervore scientifico che porta i ricercatori del 1500 a volgere la loro curiosità verso le misteriose leggi che regolano la natura e il suo prodotto più perfetto, l'uomo, nasce l'anatomia. Per poter disegnare e studiare a perfezione il corpo umano, bisogna avere a disposizione cadaveri da sezionare accuratamente. Un cumulo di superstizioni vieta di toccare il corpo umano, involucro dell'anima immortale. L'Inquisizione cattolica denuncia e punisce i trasgressori, considerando i medici alla guisa di stregoni. Per fortuna non mancano i coraggiosi, disposti a rischiare la vita per amore del sapere. Un altro progresso scientifico di cui si occupano i documentari di Rossellini e che ha attirato molto la curiosità dei nostri spettatori sono i progressi dell'anatomia e dell'arte di sezionare i cadaveri per capire come siamo fatti noi esseri umani. Ora, su questo spiace dire che purtroppo Rossellini ha di nuovo invece alimentato un po' dei luoghi comuni, perché lui mette in scena in pieno Cinquecento dei giovani studiosi, fra cui François Rabelais, grandissimo umanista e scrittore francese del Cinquecento, detto fra parentesi uno degli scrittori più divertenti di tutti i tempi. Se vi capita in mano la traduzione italiana di Gargantua e Pantagruel, provate a leggerlo perché vale la pena. Ma al di là di questo, studioso, scienziato, umanista, e noi lo abbiamo visto nel documentario di Rossellini che con grande fatica va a rubare un cadavere al Camposanto per poter fare dei proibitissimi esperimenti di dissezione dei cadaveri, evitando che si sappia perché l'Inquisizione è pronta ad agguantarti. Ecco, questa purtroppo, spiace dirlo, ma è una rappresentazione completamente mitica, perché
I cadaveri si sezionavano in modo notorio, i medici lo facevano, già a partire dal 200. Nel 1315 all'Università di Bologna Mondino Deliuzzi, grande medico dell'epoca, fa la prima sezione di un cadavere, la prima anatomia, in pubblico davanti agli studenti. Quindi la cosa non era in nessun modo vietata da nessuno. C'era però, è vero, e questo problema rimarrà fino a tempi recenti, forse c'è anche oggi in realtà, c'era il problema che comunque, come dire, sezionare un cadavere significa, come dire, fargli un certo trattamento, non proprio esattamente rispettoso. Ecco, l'unico dubbio che la Chiesa a un certo punto ha avuto, che non riguardava gli anatomisti però, gli esperimenti scientifici andavano bene. Però nel Medioevo si usava, per esempio, che quando un nobile, un gran signore, un re moriva durante le crociate, facevano bollire il suo cadavere in un pentolone, perché così potevano poi riportare le ossa a casa. E succedeva anche che un nobile importante, un grande capo militare, potesse decidere che lui voleva essere sepolto dove era morto, magari in battaglia. Però il mio cuore lo togliete e lo portate al mio castello, lo seppellite lì. Sono nate delle canzoni su questo che conosciamo ancora oggi, il testamento del capitano, la canzone degli alpini, il mio cuore alla mia mare, mia bella, no, ecco. Questo si faceva. All'inizio del 300 Papa Bonifacio VIII ha deciso che non era una cosa decorosa e quindi ha emanato una bolla dicendo: per piacere, i cadaveri rispettateli e quindi queste cose non fatele. Qualche anatomista a quel punto ha potuto avere qualche dubbio. In seguito, nel 400, Papa Sisto IV ha deciso che era meglio chiarire e ha pubblicato una bolla in cui chiariva che a scopo scientifico era perfettamente legittimo sezionare i cadaveri. Quindi diciamo che l'Inquisizione si preoccupasse di queste cose è assolutamente una favoletta. Però se usciamo dal Medioevo e veniamo in tempi molto più vicini a noi, nel paese più progredito del mondo nell'Ottocento, cioè la Gran Bretagna, in Gran Bretagna, nella fine dell'Ottocento, un grande scrittore come Stevenson scrive un racconto, I ladri di cadaveri, in cui mette in scena qualcosa che lì sì assomiglia alla scena che abbiamo visto nel documentario, dei giovani studenti di medicina che devono procurarsi dei cadaveri stringendo accordi con personaggi un po' loschi che li andranno a rubare nei cimiteri. Siamo in Scozia, in quel caso, a Edimburgo, alla fine dell'Ottocento. Eh sì, perché la legge inglese permetteva ovviamente l'anatomia dei cadaveri, ma solo sui cadaveri dei condannati a morte. Perché? Perché così, altrimenti gli altri cadaveri vanno rispettati. E quando in Inghilterra e in Scozia hanno cominciato a impiccare un po' meno gente, fino all'inizio dell'Ottocento ne impiccavano una quantità spaventosa, la legge inglese in particolare era di una ferocia spaventosa, poi pian piano nell'Ottocento le condanne a morte diminuiscono e gli studenti di anatomia cominciano a trovarsi in difficoltà. Quindi appunto nella Gran Bretagna dell'Ottocento si può immaginare la scena di quelli che in gran segreto vanno a rubare i cadaveri dal Camposanto per poter fare ciò che altrimenti non gli sarebbe permesso. Nel Medioevo non si ponevano tanti problemi. Al di là del fatto che poi, ci tengo a dirlo, come dire, il documentario quasi quasi si vuol dire l'Inquisizione che voleva impedire a questi studenti di andare a rubare un cadavere al cimitero e portarselo a casa per farlo a pezzi. Ma io vorrei sapere oggi, se qualcuno andasse a prendere il cadavere di mia nonna al cimitero per farlo a pezzi in casa sua, se non avrei il diritto di chiedere che intervenga la polizia. Ma comunque, chiusa parentesi. Fu conclusione all'appuntamento di ieri che noi dovessimo in questo giorno discorrere intorno alle ragioni dei fautori della posizione aristotelica e tolemaica e dei seguaci del sistema copernicano. E poiché collocando, come io stesso credo, la Terra tra i corpi mobili del cielo, viene ad essere anch'essa un globo simile ad ogni altro pianeta. È conosciuto da tutti voi che il frate domenicano Nicolò Lorini ha predicato dal pulpito contro la teoria copernicana ed accusa coloro che la sostengono di eresia. Quindi accusa anche me. Egli con altri cerca di spargere il concetto che tali preposizioni sono fallaci. Cioè egli nega che il sole, senza mutar luogo, resti situato al centro della conversione degli orbi celesti.
e che la terra gli si muova intorno. Egli e gli altri tentano di far scudo alle fallacie dei loro discorsi col manto di una simulata religione e con l'autorità delle scritture sacre. L'applicano con poca intelligenza alla confutazione di ragioni né intese né mai sentite. A costoro vo nominare Niccolò Copernico, che per primo affermò essere la terra a muoversi intorno al sole. Eppure egli fu uomo cattolico, religioso e canonico. Ma posto è conceduto per ora all'avversario che le parole del testo sacro neghino il muoversi della terra e degli altri pianeti attorno al sole, e che s'abbino a prender nel senso che esse suonano, e cioè che Dio, ai preghi di Giosuè, facesse fermare il sole e prolungasse il giorno, onde se ne conseguì vittoria, io dico che questo, al di là delle parole, ma in quel che esse veramente significano, mostra manifestamente la falsità e impossibilità del sistema aristotelico e tolemaico, e all'incontro s'accomoda benissimo col copernicano, al quale anch'io, per esperienza e visione diretta degli astri, credo. E per primo io domando all'avversario se egli sa di quali movimenti si muova il sole. Se egli lo sa, è forza che risponda che il sole sembra muoversi di due movimenti, cioè del movimento annuo da ponente verso levante e del diurno all'opposto da levante a ponente. Ora io domando all'avversario se questi due movimenti così diversi e contrari competono al sole e sono suoi propri. È forza rispondere no. Uno solo di questi movimenti è suo proprio, e cioè l'annuo. Ed ora voglio ancora chiedere quale dei due movimenti produca il giorno e la notte, cioè il suo moto o quello della terra, che gli ruota attorno girando su se stessa. È forza rispondere che il giorno e la notte sono effetti del moto della terra, simile a quello che ho osservato per Venere, mentre dal moto del sole dipende non il giorno e la notte, ma le stagioni diverse e l'anno stesso. Ora, se il giorno dipende non dal moto del sole, ma dalla terra, chi non vede che per allungare il giorno bisogna fermare la terra e non il sole? Anzi, chi intenda questi primi elementi d'astronomia conosce che se Dio avesse fermato il moto del sole in cambio d'allungare il giorno, l'avrebbe scorciato e fatto più breve. E allora bisogna alterare il senso delle parole e dire che quando la scrittura dice che Dio fermò il sole, voleva dire che fermò la terra, ma che per accomodarsi alla capacità di quei che a fatica sono idonei a intendere il nascere e il tramontare del sole, ella dicesse al contrario di quel che avrebbe detto parlando a uomini sensati. Blasfemo. Parlando dei grandi scienziati dell'età moderna, è inevitabile cadere su Galileo. E con Galileo si pone nuovamente il problema delle difficoltà che ha avuto lui sì stavolta con la Chiesa, con l'Inquisizione, per far approvare la sua visione del mondo, con la Terra che non sta ferma, secondo l'idea tanto rassicurante che per tanto tempo tutti avevano avuto, ma invece si muove. E beh, però appunto di Galileo si è parlato già molto, e invece Enzo
fa un altro tipo di ragionamento. Dice, va bene, Galileo ha avuto i suoi problemi, ma sappiamo che anche nei paesi protestanti non era così facile, perché anche nei paesi protestanti c'era un controllo ideologico e le idee che andavano contro la Bibbia non era tanto facile farle accettare. E quindi Enzo chiede, ma come ha fatto invece Newton? Newton, che viveva nel mondo protestante, nell'Inghilterra protestante del 600, e come ha fatto a far passare, per esempio, la legge di gravità e quindi tutto un sistema cosmologico ormai contrario a quello della Bibbia, ecco, senza avere dei problemi? C'era stata forse, dice Enzo, un'inversione di tendenza? Beh sì, c'era stata. Ed è uno dei grandi momenti di transizione della nostra storia moderna. Il 600 è un secolo nel corso del quale gli atteggiamenti mentali cambiano. Poi certo ci sono anche progressi scientifici, ma quello che colpisce di più è come le cose che erano ovvie a inizio 600 e accettate da tutti, un secolo dopo ormai non ci crede quasi più nessuno. All'inizio del 600 tutti sapevano che ci sono le streghe, che hanno fatto il patto col diavolo, che aggrediscono l'umanità, che sono un pericolo e bisogna cercarle e costringerle a confessare e bruciarle. Un secolo dopo, una nuova generazione di magistrati e di intellettuali aveva cominciato a dire, ma forse non è vero, ma forse ci stiamo sbagliando, ma forse se lo sono inventata questa cosa, ma sono vecchiette superstiziose che magari a volte si immaginano anche di dare il malocchio alla vicina, non è vero niente. È uno dei cambiamenti mentali più sorprendenti, perché riguarda proprio delle cose di cui erano sicuri tutti, anche le élite, anche gli intellettuali, anche il clero. E dopo un po' di tempo non ci crede più nessuno. All'inizio del 600 cattolici e protestanti non si parlavano. Erano gli eretici, i protestanti, nel mondo cattolico. E con loro si poteva soltanto tirar fuori la spada. E le guerre di religione devastavano l'Europa ed erano combattute con una crudeltà che poi si è ritrovata soltanto nel XX secolo, nelle guerre europee. E poi dopo la metà del 600, abbastanza in fretta in tutti i paesi europei, non che sparisca la diffidenza contro gli altri, per esempio nei paesi protestanti continueranno a fare gran fatica a adottare il calendario gregoriano perché l'ha fatto adottare il Papa, ma anche se la diffidenza rimane, dopo la metà del 600 sono tutti convinti che non vale la pena di scannarsi per questo, che non ha senso fare la guerra per costringere i protestanti a diventare cattolici o viceversa. E proprio il tono, la quantità, il livello della violenza, delle atrocità, delle condanne a morte, delle torture diminuiscono drasticamente nel giro di poco tempo. Ecco, in questo contesto succede anche che se uno scienziato e pubblica nuove scoperte sulla struttura del cosmo, ormai nessuno più si preoccupa, va bene così. È tipico che invece Newton cade poi in un problema che è molto più moderno, cioè una ferocissima lite con un collega per la priorità di una scoperta. Gli ultimi anni di vita di Newton e gli ultimi anni di vita del suo grande collega Leibniz in Germania sono caratterizzati da una violentissima polemica per stabilire chi è stato il primo che ha scoperto il calcolo infinitesimale, con pubblicazione di libri, di manifesti, conferenze pubbliche, denigrazione reciproca, intervento di allievi e così via. Non si preoccupano più tanto del fatto che qualcuno è cattolico e qualcun altro è protestante, ma invece, come dire, il brevetto, il copyright, sono stato io il primo a scoprire questa cosa e è diventato importante. Circa 10 mesi fa mi giunse la voce che un certo Fiammingo aveva fabbricato un occhiale mediante il quale gli oggetti visibili, per quanto molto distanti dall'occhio dell'osservatore, si vedevano distintamente come fossero vicini. La medesima cosa, pochi giorni dopo, mi fu confermata per lettera da un nobile francese, Jacopo Badover, da Parigi. Il che fu infine il motivo che mi spinse ad applicarmi tutto a ricercarne le ragioni e ad escogitare i mezzi per i quali io potessi giungere all'invenzione di un simile strumento. Invenzione che conseguii poco dopo fondandomi sulla dottrina delle rifrazioni. Così costruii questo cannocchiale che permette di vedere gli oggetti abbastanza grandi e vicini, poiché
appaiono 3 volte più vicini e 9 volte più grandi di quando si guardano con la sola vista naturale. Ma cosa vedo? Ma vedo tutto confuso. Ecco, adesso va meglio. Ecco. E questo microscopio? Guardate. Guardatelo bene in luce. Finalmente, non risparmiando fatica né spesa alcuna, sono giunto a tanto da costruirmi uno strumento tanto eccellente che le cose vedute per mezzo di esso appariscono quasi 1000 volte più grandi e più di 30 volte vicine che se si guardino con la sola facoltà naturale. Con questo osservai più volte, con incredibile godimento dell'animo, le stelle tanto fisse che erranti. E vedendole tanto fitte, cominciai a pensare sul modo con cui potessi misurare le distanze. E finalmente lo trovai. Come voi stessi vedrete, io ho osservato, con questo occhiale, la faccia della Luna, la quale con esso si può vedere come assai da vicino, sicché si vede apertissimamente la Luna essere non di superficie liscia e tersa, ma ripiena di sporgenze, di cavità, simili ai monti e alle valli della terrestre superficie. Ora vedete e fatevi capaci che nell'occhiale non va inganno quali e quanti siano i vantaggi di questo strumento, sia per mare che per terra, è superfluo enumerare. Vedi i piani, i monti, gli anfratti e le grandi distese simili ad oceani. Tutto mi appare velato. No, non avvicinar troppo il tuo occhio alla lente, altrimenti l'umidità del tuo occhio stesso l'appanna. Vieni, ben la nettiamo. E ora guarda. Vedi? Sì, ora vedo. Ebbene? La Luna non è essa stessa simile alla Terra? Vedo i monti, i piani e le distese che sembrano oceani. Fammi vedere. Meraviglia delle meraviglie. E adesso un altro, tu. No, no, io non voglio vedere, no. E a questo proposito dell'importanza del copyright, c'è qualcuno che ci ha mandato delle curiosità riguardo di nuovo a Galileo. E Giovanna, che anzi ce n'è mandata più d'una, noi proviamo a rispondere a un paio delle curiosità che ci ha mandato. Primo, è vero che Galileo anagrammava i suoi scritti per proteggerli dai plagiatori? Ecco. Siamo appunto un po' nel contesto che evocavamo prima, lo scienziato che ha fatto una scoperta e vuole essere ben sicuro che si sappia che è lui il primo. Ora, devo dire, non credo, non è questo il punto. Galileo, sì, Galileo ogni tanto faceva gli anagrammi. Ed era un'abitudine dei dotti del suo tempo, che si divertivano in tanti modi, con giochini, come dire, riservati a loro, che la gente comune non poteva capire. Più di una volta in una sua lettera, Galileo scrive a un amico dicendogli: mi sto occupando di questo, ho scoperto questa cosa, e glielo indica con un anagramma in latino, naturalmente. E l'amico risponde anche lui con un anagramma appropriato. In qualche raro caso l'amico, che spesso è Keplero, grande astronomo anche lui, in qualche raro caso non capisce, e allora nella lettera successiva Galileo spiega. Quindi non si tratta, diciamo, di evitare il plagio, non si tratta neanche, come qualcuno crede ancora più assurdamente, di evitare che l'Inquisizione possa interessarsi di quello che tu stai facendo, ma è appunto un gioco intellettuale che facevano scienziati di quel livello. L'altra curiosità di Giovanna a cui vorremmo rispondere è la seguente. È vero che Galileo si dedicò anche allo studio dell'inferno dantesco e alla sua misurazione? Sì, è vero, è verissimo. Ma ben inteso, non nel senso che credessero che l'inferno era davvero così, Il problema era un altro. Il problema era Dante ha descritto l'inferno e ha dato tutta una serie di informazioni su come è fatto l'inferno. E allora, siccome Dante fin dall'inizio è stato enormemente di moda
E fin dall'inizio sono usciti i commenti alla Divina Commedia. Ci sono già commenti manoscritti della Divina Commedia poco tempo dopo la morte di Dante. Anche i figli di Dante hanno scritto e pubblicato dei commenti alla Divina Commedia. E a un certo punto i commentatori si pongono anche questo problema. Ma com'è fatto l'inferno di Dante? Quanto è largo? Quanto è profondo? Quanto tempo ci vuole per attraversarlo? Escono dei trattati che ragionano su questo problema e nascono le polemiche fra studiosi. Perché gli studiosi fiorentini riuniti nell'Accademia Fiorentina hanno una loro proposta, e poi succede che un altro studioso, Lucchese, se ricordo bene, il Vellutelli, quindi Lucchese già aveva in poca simpatia a Firenze. In più lui vive a Venezia, veneziani e fiorentini in genere si odiano, e i loro intellettuali, i loro umanisti sono in continua competizione. A Venezia pubblicano un'interpretazione diversa, dice: i fiorentini si sono sbagliati, Dante aveva tutta un'altra idea di come era fatto il suo inferno. A questo punto l'Accademia Fiorentina si secca e decide di dare la parola a un matematico che possa risolvere la questione. E trovano questo giovane, giovanissimo matematico, cosa aveva? 23 anni Galileo, quando gli danno, era già famoso però, e gli danno questo incarico di tenere delle lezioni pubbliche per spiegare al mondo finalmente da Firenze quali erano le vere misure dell'inferno di Dante. Oh, sempre a proposito di Galileo, naturalmente non si può sfuggire anche alla domanda di Giordano, che chiede se la Chiesa ha chiesto mai scusa agli eredi di Galileo. Sugli eredi non saprei. Onestamente sono ignorante, non so neanche se esistano ancora dei discendenti di Galileo. Però il Papa ha dichiarato, sì, che è stato uno sbaglio prendersela con Galileo. Lo ha fatto Papa Wojtyła, Giovanni Paolo II, che ne ha parlato in più occasioni, e una volta poi ufficialmente il 31 ottobre 1992, in seduta plenaria dell'Accademia Pontificia, una di quelle accademie che risalgono proprio ai gusti degli scienziati e dei letterati del Rinascimento, ecco, lì il Papa ha dichiarato solennemente che condannare Galileo era stato uno sbaglio. La rivoluzione scientifica del Rinascimento mette in discussione l'intero sistema filosofico e scientifico classico. Il metodo sperimentale applicato da Galileo Galilei trova entusiasti sostenitori e accaniti avversari. William Harvey, basandosi esclusivamente sull'osservazione e la misurazione dei fenomeni fisiologici, riesce, contro ogni passata teoria, a dimostrare il moto del sangue e trarre cognizione del sistema circolatorio. Ma certo, non può essere che così, caro amico. La previdenza della natura non agisce mai senza uno scopo. Le valvole che sono all'interno delle vene devono esistere per una ragione precisa. Ecco, chiudo la vena e il flusso si ferma. Da una parte il vaso si vuota e dall'altra si rigonfia e preme. La direzione è unica. Il sangue non può tornare indietro passando per le vene. È così chiaro. Le arterie lo portano alle estremità, agli arti. E le vene lo riportano al cuore. L'ultima domanda a cui vorrei provare a rispondere per questa nostra puntata riguarda il campo dell'anatomia, di nuovo, e in particolare il personaggio di William Harvey, che è considerato di solito non lo scopritore, ma il primo che ha descritto scientificamente la circolazione sanguigna. E la domanda a proposito di William Harvey è quella di Vittorio, il quale dice: William Harvey, io so che ha studiato a Padova. È un inglese Harvey, eh? Dice Vittorio: so che ha studiato a Padova perché ho visto il suo ritratto a Palazzo Bo, alla sede storica dell'Università di Padova, nella collezione dei ritratti di antichi studenti stranieri. E vorrei saperne di più. Come e perché è arrivato Harvey a Padova? Ci è arrivato perché ai suoi tempi era lì che, se uno poteva, andava per laurearsi in medicina, anche dall'Inghilterra. Harvey è uno di buona famiglia, agiata, famiglia di mercanti, è non nobile, però famiglia che ha i soldi e che lo avvia agli studi. Harvey ha fatto a Cambridge il liceo, diciamo così noi oggi. Poi, siccome era ricco, il papà l'ha mandato a studiare nel posto migliore possibile. E quindi ha attraversato, credo prendendosela comoda, viaggiando, la Germania, la Francia, e poi è approdato in Italia. Perché alla fine del Cinquecento, anche in Inghilterra, si sapeva
che una laurea in medicina veramente prestigiosa, che poi ti garantisce gli impieghi migliori, è la laurea presa in Italia, a Padova. Bene, con questa nota diciamo di leggero rimpianto per i tempi in cui non solo le università italiane erano le migliori del mondo, perché anche adesso sono sotto molti aspetti non così scadenti come qualcuno crede, tutt'altro. Però diciamo che i criteri con cui si fanno le classifiche sono altri. Con questa nota di rimpianto su un tempo in cui invece si sapeva benissimo dappertutto che le università italiane erano le migliori, noi direi possiamo concludere anche questa quinta puntata della Bussola e la Clessidra e darvi appuntamento alla prossima.